Ciao a tutti, sono Massimiliano Lombardi, titolare dell'allevamento dei Fermas. Oggi ci rincontriamo per la seconda volta. Questo è il nostro secondo video. Il primo, forse l'avete visto, si occupava di come insegnare al nostro cucciolo ad avere un positivo approccio al guinzaglio proprio nelle prime settimane di vita o comunque nelle prime uscite dall'allevamento o da casa. Oggi ci occuperemo invece di un altro aspetto, che è l'indifferenza. Ovviamente l'indifferenza è una cosa completamente diversa da quello che noi possiamo identificare come socievolezza, socialità, voglia di giocare, di rapportarsi con cani o persone o altre situazioni, perché quelle sono aspetti del nostro cane che riguardano il carattere, nel senso che è normale che un animale predatore, che è il nostro cane, si interessi di tutto ciò che si muove, che è una novità e che lo può incuriosire, sia per un aspetto prettamente ludico che per un aspetto prettamente per procurarsi del cibo. E quindi questo è istinto. Ma a prescindere dall'istinto, quindi noi potremmo avere un cane assolutamente socievole o che socievole è poco nei confronti di altri soggetti, noi dobbiamo ottenere da lui l'indifferenza. Questa indifferenza la si può ottenere, sì, la si deve ottenere sia dal punto di vista agonistico, quindi quando interveniamo in una prova di lavoro o in un'esposizione, in modo che il nostro cane si comporti in mezzo ad altri cani in modo assolutamente tranquillo e neutro, ma anche banalmente nella vita di tutti i giorni, durante la passeggiata al parco. Non è comodo fare una passeggiata col cane che salta addosso a tutto quello che si muove, sia che siano palloni, biciclette, bambini o altri cani. In quel caso noi dobbiamo ottenere dal nostro cane l'indifferenza e l'indifferenza la si ottiene esclusivamente con un comportamento educativo e quindi l'addestramento. Bene, adesso cominciamo invece la parte pratica di quello che dicevamo poco fa sull'indifferenza. Qui adesso faremo questa prova. Noi abbiamo un pallone, abbiamo un giovane pastore tedesco di 17 mesi, Ulisse, che ancora non ha un addestramento di livello, ha appena iniziato a fare un po' di scuola, quindi diciamo che è un cane abbastanza grezzo, è un cane con un fortissimo istinto predatorio, quindi lui sarà estremamente attirato da quel pallone. Quello che noi vogliamo non è che lui non consideri questo pallone, vogliamo che non si avventi, vogliamo che lui ci passi vicino sotto controllo ed è quello che adesso faremo. Io adesso vado a prendere il cane e proviamo. Bene, come avete visto, io passavo vicino al pallone e con dei semplici colpetti, quindi senza inibire troppo il cane, intervenivo, ma cercavo di intervenire quando il cane prestava l'accenno ad avere attenzione verso la palla. Quindi io non aspettavo troppo, io intervenivo appena il cane si accorgeva del pallone. Possibilmente intervenivo un attimo prima, sul momento in cui il cane sta per prendere una decisione. Quindi ho cercato di far sì che lui si interessasse di quel pallone relativamente poco perché si concentrasse su di me. Io in questi esercizi personalmente non amo utilizzare cibo o altre cose, preferisco intervenire solo e esclusivamente sul fatto che io controllo il mio cane e se lui si comporta in modo corretto da me riceve una carezza.
Poi avete notato, io gli ho lasciato il pallone perché è giusto così, ma a questo punto gliel'ho lasciato io. Io ho permesso a lui di andare verso il pallone e non il contrario. Un'altra situazione molto frequente che ci può capitare passeggiando per i nostri parchi, per i nostri giardini, è quella di incrociare altri cani. E siccome non tutti i proprietari hanno un buon controllo sul cane, o spesso sono loro stessi a mandare il cane verso di voi, quello che è importante in questi momenti è mantenere un controllo sul nostro cane, perché noi non sappiamo mai qual è il cane che si avvicina. Quindi è importante che il nostro cane rimanga indifferente qualsiasi cosa l'altro cane faccia. Come vedete, il pastore tedesco è sotto controllo e nonostante quell'altro cagnolino continui a, non dico infastidirlo perché chiaramente vuole giocare, però il nostro cane è rimasto assolutamente tranquillo e sotto controllo. Adesso un'altra situazione che potrebbe capitare è quando incroceremo una bicicletta, perché anche questo è un episodio che succede ed è giusto che qualcuno possa girare per i parchi in bicicletta senza che il nostro cane lo aggredisca o lo spaventi. Infatti questa è una situazione che adesso vi facciamo vedere. Per venire all'atto pratico, il lavoro che abbiamo fatto prima per controllare il nostro cane e renderlo indifferente a delle distrazioni, adesso vi mostreremo dei pezzetti di video che abbiamo girato al campo, dove un gruppo di cani in mano a persone non professioniste, mettendo in pratica quello che noi gli abbiamo insegnato, può tranquillamente lavorare in mezzo ad altri cani, e molti di loro sono anche particolarmente caratteriali, quindi sono maschi, adulti, eccetera, riescono comunque a controllare e a ottenere un lavoro soddisfacente. Alt! Bene, anche questa volta siamo arrivati alla fine del nostro incontro. Abbiamo parlato di indifferenza, è un argomento complesso, un argomento molto lungo che non si può certo sviscerare o risolvere in pochi minuti in un video. Spero comunque di esservi stato d'aiuto e di essere stato abbastanza chiaro.
Spero che da tutto ciò abbiate potuto trarre un insegnamento. Vi ringrazio di avermi seguito, di avermi ascoltato. Un saluto da Massimiliano Lombardi e a presto.